Adesso invece apriamo la pagina sportiva parlando delle Olimpiadi di Tokyo e della partecipazione dell'Abruzzo alle Olimpiadi. Nello specifico oggi ci occupiamo di ciclismo, parliamone in diretta proprio con il nostro Enrico Giancarli. Sentiamo com'è andata. Enrico, buongiorno a te. Sì, ciao Anna, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta alla TG8 per parlare di Olimpiadi e per parlare della prova di ciclismo che c'è stata questa mattina presto con Giulio Ciccone, l'atleta abruzzese che era impegnato. Giulio Ciccone ha fatto molto bene, ha rispettato quelle che erano le direttive di squadra, era lui il primo uomo del quintetto azzurro a doversi muovere, lo ha fatto sul Monte Fuji, ma poi naturalmente non aveva la gamba per poter restare con i migliori sulla salita decisiva a 30 km dalla conclusione. Da dire, prima di andare a raccontare com'è andata la corsa, che Ciccone, quando mancavano 150 km dalla conclusione, è rimasto anche vittima di una caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze. La prova l'ha vinta Richard Carapaz, il corridore dell'Ecuador, che ha vinto il Giro d'Italia del 2019, è andato via in discesa dopo la salita più dura del percorso con Brandon McNulty e lo ha staccato nello strappo duro prima dell'ingresso all'autunno. Autodromo, secondo posto per Wout van Aert, terzo per il vincitore del Tour de France Tadej Pogacar. Peccato per l'Italia perché la nazionale aveva portato Alberto Bettiol a giocarsi la medaglia d'oro nel gruppo con i migliori. Bettiol però è stato costretto a fermarsi poi per un problema di crampi. Domani ancora ciclismo con l'Abruzzo protagonista perché nella prova femminile toccherà a Marta Bastianelli che può giocarsi una medaglia. È tutto, Anna, ti restituisco la linea a te.